quando andavo a Londra spesso vedevo i DJ e pensavo, ah, ma io questa la suono già da 2 mesi, o questo, ah, questa è dell'anno scorso. Poi ho capito che lì se ne sbattono e gli importa solo fare un bel set. Queste parole sono di Alex Neri in una bellissima intervista che trovate qua in descrizione. Il tema di oggi è quello della musica nuova, la roba nuova. E troppo spesso noi italiani, molto più di tanti altri, ci facciamo un po' di seghe mentali per questo. Cioè l'idea è sempre di dover inserire continuamente roba nuova nel nostro set, soprattutto anche nei contesti più alternativi, underground, di mettere tanti promo, tante uscite esclusive, tante cose particolari, di non rivelare le track ID, eccetera. Insomma, fare le cose in modo più oscuro possibile per essere in qualche modo esclusivi ed avere un sound tutto particolare. In realtà Alex Neri condanna fortemente questo atteggiamento perché non è funzionale per fare quello che è un bel DJ set. Se abbiamo visto in uno dei video precedenti che il problema è la troppa musica invece che troppo poca, consideriamo anche il fatto che troppa musica nuova, troppa roba nuova in un set è un altrettanto problema invece che una virtù. Perché questo? Prima di tutto, per il DJ suonare musica nuova comporta innanzitutto che non la conosci bene e non sai che effetto farà sui pubblici. Hai un'impressione, magari ti piace il pezzo e lo provi, questo è legittimo. Però se fai un intero set di promo, un intero set di musica nuova, rischi di essere un po' disorientato da te stesso perché non sai bene che linea avrà il tuo set. E poi in seconda battuta per i pubblici. Un pezzo nuovo, non lo conoscano, non sai che effetto avrà e non sai come reagiranno. Questo per tutti i generi. Che vuol dire, non si deve rischiare pezzi nuovi? Assolutamente no. Però è bene inserire con equilibrio musica nuova, musica attuale consolidata, diciamo così, e anche, perché no, un po' di musica vecchia all'interno dei tuoi set. È un'idea generale. Più che altro quello che si vuole evitare è che ci si fossilizzi sull'idea che bisogna avere tanta musica nuova, tanta musica sconosciuta per fare bene. E questo è una grossa sciocchezza. L'importante, prima di tutto, è fare un buon set, di essere coinvolgente. Il disco che conosci bene ti aiuta in questo perché sai più o meno che effetto ha. E molto spesso, quando ti trovi comunque a confrontarti con pubblici non conosci, il rischio di sorprese c'è. Quindi è bene non amplificarlo utilizzando tanti pezzi di cui non sai che effetto avranno. Ovviamente è bene rischiare, se sei resident è bello quando introduci dei brani nuovi e li fai piacere ai pubblici e già conosci, e invece per fare l'ospite è giusto anche provare le novità della settimana o le tue ultime uscite all'interno di un contesto più ampio, però che non sia troppo sbilanciato da questo punto di vista. Se hai dei suggerimenti, commenta pure qua sotto e continua a seguire Essere DJ Oggi sia su YouTube che su Facebook.